Roma. Mister, buonasera. Sera. Allora, la partita perfetta o come altro vogliamo definirla? No, la partita perfetta no, intanto faccio una premessa che al di là del risultato che sicuramente è stata ampiamente meritata, abbiamo incontrato una squadra che nonostante il risultato un po' particolare ha confermato il proprio valore. La partita perfetta no, perché i primi 10 minuti della squadra mi è piaciuta poco, probabilmente l'abitudine a un certo tipo di partite, un po' di tensione, un po' di pressione, alcuni giocatori magari sono un po' più abituati mentalmente a gestire alcune situazioni dal punto di vista mentale, altri meno, e quindi i primi 10 minuti non abbiamo fatto con continuità e con intensità e con sviluppo di trame continue e costanti quello che siamo in grado di fare. Ma non è un cercare un pelo nell'uovo, io capisco che dipende soltanto da un impatto di 4-5 giocatori con la partita, dal punto di vista emotivo, un po' particolare. Perfetta no, abbiamo incontrato una squadra sicuramente buonissima che ha confermato il valore e la classifica che ha, ma noi oggi complessivamente siamo stati superiori. E l'atteggiamento tattico della Casertana, molto spregiudicato, con questi palloni continuamente buttati in verticale, anche con tocchi di prima, che favorivano poi le ripartenze del Benevento, secondo lei quanto è inciso poi nel delineare la partita nel primo tempo? No, ma le partite non si vincono perché una squadra dal punto di vista tattico fa delle cose, un'altra invece ne fa di altre, oppure si fanno dei cambi che per un colpo di bacchetta magica determinano i risultati delle gare, oppure perché si cambia la posizione di un giocatore, oppure sono aspetti assolutamente marginali alle partite di calcio. Si confrontano due squadre, le squadre si confrontano dal punto di vista della supremazia in campo, che è una parte della gara, dal punto di vista delle occasioni che riesce a creare, dal punto di vista degli equilibri, dal punto di vista dell'intensità, dal punto di vista fisico, ci sono tanti parametri che si misurano, non è certamente quello, no? La Casertana ha giocato una buonissima partita. Mister, quando parlava lei dei primi 15 minuti, parlava del centrocampo, del Benevento poco presente, e se pensa che la svolta sia stata proprio quando Mancuso ha sbagliato il calcio di rigore? Premesso che il calcio di rigore non esiste. È proprio una follia dell'arbitro, signor Marinelli, ma una follia. Se non mi dovrebbe. Ma è una follia! Ma dove sta il fallo? E poi lo riduciamo la partita agli episodi perché è troppo riduttivo. Il rigore comunque non esiste, lo avete visto tutti, dai, è una follia, una pazzia dell'arbitro che in partite del genere non esiste dare, ma non esiste neanche se fai i tornei di calcetto, è una follia dell'arbitro. Un'autentica topica perché. Nessuno ha protestato perché Lopez affronta in modo pulito Mangiacasale, alza pure le braccia, non si sposta, Mangiacasale sposta la palla e va a finire a terra, dai, lasciamo perdere. Ha fatto arrabbiare molto quell'episodio, non esiste. Come mai la scelta di Pezzi e Matra invertiti rispetto al solito? Ma Matra e Pezzi possono giocare in tanti modi. Come passo Pezzi da quella... Matera da quella parte poteva essere un po' più di supporto a Lopez, ma a parte che possono giocare indifferentemente in tutte le posizioni, quindi non c'è grande differenza. A volte dipende dalle caratteristiche degli avversari, però magari non andiamo a svelare tutto, che poi... Andiamo ancora avanti, parliamo invece anche dell'innesto di un giocatore come Angulli in un momento comunque in cui la partita si stava incagliando sul risultato bloccato e poi entra e realizza una doppietta, un giocatore che fino ad oggi utilissimo ma era stato impiegato poco. Sembra che comunque questo gruppo è compatto e che chiunque viene chiamato in causa è sempre pronto a farsi trovare al momento giusto. Beh, quello sicuramente, ma perché voglio dire, l'ho detto sempre, io poi lo dico, giocatori per me non esistono titolari e riserve, sono tutti importanti, ma non è che lo dico solo a parole, poi lo dimostro in campo. Al di là dei due gol di Angiulli, che in quel momento la Casertana si era messa in un certo modo dal punto di vista tattico e quindi Marotta ha fatto il gol e lo vedevo un po' appagato, e questa è un'altra cosa, non è che ha fatto male, lo vedevo un po' appagato, ma è assolutamente normale, fa parte della natura dell'uomo. Tatticamente ci potevano essere degli sviluppi diversi, abbiamo optato così. In realtà poi De Falco e De Angiulli assieme a Menale, a Lopez, assieme ai due attaccanti, non è che
rinunciavamo e stavamo lì, siamo messi con un 5-3-2 ma sempre molto duttile, elastico, quindi eravamo sempre alti, ma questo perché dal punto di vista tattico loro si sono messi a tre, più Mangiacasale, più Negro, alla fine sulle corsie laterali si potevano trovare spazi. Mister, Melara oggi ha risentito un po' di qualche problema in settimana, abbiamo visto un po' meno brillante, no? Melara ha giocato una partita sontuosa, mostruosa. Campagnaccio alla fine ho visto un attimo che si toccava. Adesso vediamo, perché ha avuto quella palla di Lopez lunga su cui lui ha scattato, già si vedeva che finiva fuori, adesso verificheremo domani, probabilmente un piccolo fastidio muscolare, ma ha giocato comunque veramente una partita importante, poi ogni tanto si ferma, dà quell'impressione, perché lui è un po' fatto così, non è che ha bisogno di prendersi le pause fisiche, se le prende dal punto di vista mentale, perché magari ritorna 20 secondi indietro sull'azione di prima, che è ormai finita. Mister, l'atteggiamento invece della squadra alla ripresa della gara, quindi nel secondo tempo, quello è piaciuto molto. Su 3-0 sembrava di essere 0-0, quindi questo secondo me è da rimarcare come atteggiamento. Ma noi cerchiamo di giocare un certo tipo di calcio, si comincia all'inizio e si finisce alla fine. Se il risultato è determinato, io non sono il tipo che negli ultimi 5 minuti ti devi prendere dei rischi, eccetera, la palla la fai proprio sparire dal campo, hai fatto 85 minuti di partita più recupero, l'atteggiamento deve essere quello, le partite si giocano perché i risultati non sono mai determinati in partenza e perché poi quando giochi con un atteggiamento e assumi quella dimensione, il giocatore ne è consapevole. Diciamo che fa anche fatica a cambiarlo, quindi ci devono essere le forzature, ma va bene così. Una partita con un risultato così largo, una giornata così particolare, si deve resettare ancora prima delle altre per ricominciare? Guardi, noi siamo assolutamente tranquilli, non è cambiato nulla, ma non è cambiato nulla neanche dopo i due pareggi in cui meritavamo di raccogliere qualcosa in più. Qua parlano un po' tutti, noi preferiamo stare in silenzio, intanto ci siamo ripresi e ci siamo tenuti questa posizione che è assolutamente meritata, tra l'altro avremmo anche un punto in più sulla seconda che è Lecce e tra l'altro se veramente fossimo tutti uguali nel parlare, nel fare la disamina delle partite, voi sapete che l'equilibrio oppure la ricerca delle verità, io non ho nessun problema a manifestarla. Anche la partita di Lecce il 22 dicembre, il 21 dicembre, il Lecce avrebbe 5 punti dietro, però dico questo flash molto minimo perché parlano tutti qui come se il Benevento forma il Benevento, no, è il primo perché ha vinto le partite in campo meritatamente, ma però noi non pensiamo né di essere gli unici né di essere imbattibili, abbiamo grande rispetto degli altri, anche della Casertana che oggi ha perso anche con un risultato anche importante, ma che ha confermato il proprio valore, che ha confermato la propria organizzazione di gioco, non è sicuramente un avversario facile. Casertana, se sta qui dall'inizio, perché ha valori importanti sotto diversi punti di vista, quindi noi non sottovalutiamo nessuno. Poi però a volte, ma è meglio così che parlano poco di noi. Se lei più di una volta, questa è una mia opinione ovviamente, in maniera opinabile ha detto che la Casertana oggi ha fatto una bella partita, una bella squadra, quindi dove iniziano i meriti del Benevento, dove finiscono i demeriti della Casertana? Lei ha fatto la Casertana ha fatto una bella partita, forse lei ha visto un'altra partita rispetto a quella che abbiamo visto noi in tribuna, quindi è una domanda o un'affermazione? Io le mie cose le ho dette, lei può avere delle opinioni diverse, io quello che quindi lei è convinto che Casetta ha fatto una ma perché me lo fa ripetere? L'ho già detto due volte, quindi se c'ha delle domande da fare me le faccio e io rispondo. Ma no, dove su iniziano i meriti del Benevento, dove finiscono i demeriti? Ma ne ho già parlato prima, sicuramente noi abbiamo vinto con merito, complessivamente siamo stati, ma l'ho già detto, dai, inutile che ripetiamo le stesse cose. Mister, un segnale importante al campionato, comunque questa vittoria, al di là del risultato. Il Benevento è stato in grado anche di riprendersi il primato, il Lecce se l'era preso virtuale ieri e oggi lo riconferma. Quanto aumenta l'autostima di un gruppo che comunque già è consapevole della propria presenza? Ma questo non lo so, lo dirà il tempo, noi non dobbiamo pensare a tutte queste cose, autostima, perché poi non si vince con l'autostima, le partite non si vincono con l'autostima, non si vincono con i cambi, le sostituzioni, la tattica. Le partite di calcio non è dama o partita, oppure a scacchi che si spostano delle pedine,
serve lavorare, noi stiamo bene. Sicuramente nel fare l'analisi di tanti aspetti noi stiamo bene. I risultati li abbiamo ottenuti sempre con merito assoluto. Ripeto, in questi ultimi due pareggi che abbiamo fatto è indubbio che meritavamo qualcosa in più, però il calcio a volte ti toglie e poi sicuramente alla lunga tutto si riequilibra. Mister, dal mio punto di vista la differenza odierna tra Benevento e Casertana è figlia del mercato di riparazione, secondo lei? E poi una seconda domanda, il pubblico, cosa ha da dire stasera al pubblico di San Nicola? Sul mercato di riparazione, voglio dire, noi pensiamo alle nostre cose, è difficile dare giudizi sugli altri. Io ripeto quello che ho detto prima, Casertana è una squadra forte, non è una squadra così che sta per caso, e non lo dico perché se fosse diversamente lo direi. Io non sono una persona che ha remore o che ha, il mio pensiero lo esprimo liberamente, se lo dico è perché realmente è così e lo dico da tecnico. Poi qualcuno può avere opinioni diverse, può andare a fare analisi da partita a dama o partita di scacchi pensando che basta spostare dalla tribuna e si vincono le partite. Questo appartiene al subbuteo, non al calcio quello vero. Il pubblico è importante, ma come no, ma noi dobbiamo, certo che è importante, ma noi è importantissimo, ma qua serve tutto, servono i giocatori, serve l'allenatore, servite voi, quindi gli organi di stampa, serve la società, servono tutti quelli che collaborano quotidianamente al lavoro, serve tutto. Ma quando si raggiunge un obiettivo, e noi mi auguro e lotteremo con tutte le nostre forze per raggiungere un obiettivo importante, serve il contributo di tutti. Va bene. Salve.